servizio per i 10 metri, dov'è Carnataros? Terza classificata multi operatori, il Q3 Quebec Uniform. Il partito del primo si esiste ancora in pochi minuti. Secondo posto Sicilia e T9 Alfa Uniform Hotel, qualche siciliano che lo ritira, no. Primo classificato misto, questo l'ho visto, speriamo ci sia, il Z7 Francia Lima Quebec, ho visto che le pite. SSB, terzo classificato il T9 Yankee Victor Oscar Antonello Messina, eccola passiamo. La differenza fra il terzo e il secondo sono due questioni. Secondo classificato sempre in Sicilia, provincia di Catania, il T9 Victor Charlieco, altro non mi sembra di averlo visto. Primo classificato in Z8 Francia Zulu, Cosenza, che sto conoscendo io giù. Ok. Andiamo avanti. Prima. Singolo operatore CW,
terzo classificato se di Foggia, il gruppo 7 Eco Francia Giappone, sappiamo che non c'è perché scritto. Secondo classificato IT9 Charlie Kilo America, qualcuno dei siciliani che li tira non c'è. Primo classificato il Z7 Francia Riva Papa. Ehi, bravo! Quest'anno il 10 è stato l'anno della cosa strana, hanno strapopolato in tutte le classifiche. Categoria Under 100, terzo classificato il K7 Eco Scartango, ritira sempre Gianni. Secondo classificato U3 Fox Bravolina, l'ho visto, eccolo là. Primo classificato al decembre il Z5 Indianino Giulia di Siena, stiamo a posto. Per quanto riguarda, come ogni anno a 10 metri proviamo un po' la stazione tra virgolette più virtuosa, colui che ha fatto fra numeri di questione ed errori naturalmente la percentuale più bassa, quest'anno è stato il K5 India Francia Hotel, c'era qualcuno di Pisa, René Giuseppe. Poi classifica distretti, come sapete il Connesso Italia ogni anno le prime 5 province che arrivano totalizzando i punti dei soci mediterranei in quella provincia, i primi 5 sono sede di Avoli che danno ulteriori 10 punti durante il contest. La quinta classificata come provincia è stata Caserta, quarta Ragusa, terza classificata la provincia di Taranto, seconda la provincia di Cosenza e prima con Mandani, Pisa, complimenti in Z5 di KG che guida il distretto di Pisa, che sono anni che arrivano. Bande basse? Allora premiamo il bande basse che ha sempre il record di premiare in presenza 2 mesi dopo la fine del contest. 500 log, abbiamo in mente di fare qualche modifica nel regolamento per il prossimo anno, per il 2025, per cercare di vivacizzare un po' durante la gara. Una delle idee è quella di invitare caldamente tutti quanti a mettere il punteggio online in diretta, quindi a usare contest online piuttosto che invitare, ho detto, e non obbligare, però facendo in modo che chi non lo fa, se viene premiato, è premiato ma non riceve il premio. Sulla falsa riga di quello che fanno CQ e ARRL e WPX, che fanno registrare il contest, poi però se chiedono una registrazione e non ce l'hai, se vinci il contest non ti premiano. Comunque è un'idea, ne parleremo, perché a nostro avviso avere il punteggio online è molto divertente, perché ti misuri in tempo reale con i tuoi competitor, ma è molto divertente se lo fanno tutti, se no stai dicendo agli altri cosa stai facendo tu e gli altri non dicono a te cosa stanno facendo loro, quindi è un po' così. Bene. Ringraziamo tutti come sempre per aver partecipato al contest, iniziamo le premiazioni da 160, dalla categoria 160 misto ovviamente. Al terzo posto si classifica Gabriele, il K7 FMQ, non so se Gianni può ritirarlo, FMQ no, lo mettiamo qua. Al secondo posto IN3 India Juliet Lima, la differenza è abbastanza sostanziale, sapevo già che non veniva. Vince 160 misto Gianni, il Z7 FLP barrato 0, fa fiducia come sempre. Abbiamo
una classifica abbastanza delineata. Al terzo posto si classifica Claudio, Italia 1, Nancy, Victor Uniform, dovrebbe, eccolo che arriva. Al secondo posto si classifica Federico, il Z3 novembre Oscar Charlie, e dovrebbe esserci Lorenzo, 11 anni, che ritira il premio per lui. Al primo posto, con 10.000 punti circa più di Federico, si classifica e vince Tommaso, W0 Hotel Bravo Yankee, che non è qui, ma della Porta Tour. Allora, quello che volevo dire anche a Lorenzo è di dire a Federico, che dato che il diavolo fa le pentole ma non i coperti, il fatto di fare molto in fretta le classifiche e di farle comunque seriamente, però comporta una serie di cose che non dipendono da me, su cui io posso controllare solo alla fine, ad esempio lo stampaggio delle etichette dei premi, e è stato invertito il primo col secondo premio proprio negli 80 metri, quindi io vi spedirò settimana prossima all'indirizzo di QRZ l'etichetta, la targhettina di metallo, ecco, la spedisco io, a meno che non mi diate un altro indirizzo, mi dite che quello lì non va bene. Ecco, tutto qua. 40 metri singolo. Allora, al terzo posto è già stato premiato, visto nel contest 10 metri, il Z7 FLQ Fabio, che si era classificato terzo anche l'anno scorso, e ritira Gianni. Al secondo posto, era in forse, ma mi sembra che ci sia, è Lorenzo, il K6 Papa Tango Hotel. Eccolo lì, mi ricordavo di averlo registrato prima. Con soli 7.000 punti davanti a Fabio. Lorenzo. Grazie a te. Al primo posto, ed è presente, con 10.000 punti più di Lorenzo, vince i 40 U3 FBL Andrea. Eccolo qua. Bene. Bravo. Passiamo adesso al singolo misto, qui al terzo posto è presente Italia 3 Juliet Kilo India Roberto, con 20.000 punti di distacco dal secondo. Ecco qua. Bravo. Al secondo posto non c'è, ma dovrebbero esserci i suoi amici di Lamezia che ritirano il premio, Stefano, il Z8 Whisky Delta Hotel. Eccoli qua. Perfetto, grazie. Grazie, bravo. Vince il singolo operatore misto con quasi 20.000 punti di differenza dal secondo, Emilio, il Z8 Victor Yankee Uniform, che non c'è, che ve lo manderò. Singolo operatore CW. Allora, una delle variazioni non c'entra niente col singolo operatore CW, ovvero c'entra ma nel CW. Una delle variazioni che faremo sicuramente nel regolamento è l'handicap.
dobbiamo dare 100.000 punti di handicap alla Elga, perché stravince sempre la categoria Yankee-Lima, e va da sé che l'anno prossimo parte da meno 100.000, ma tanto vince uguale. Quindi Elga, vieni. Quest'anno ha partecipato per la sezione come il Q3 Mike Papa, e la premiamo come Yankee-Lima. L'anno scorso, l'anno prima ancora e tutti quanti. Grazie. Guarda che bello. Hai visto? Brava. Quindi, singolo operatore CW doppio. Al terzo posto si classifica Alfeo, che è presente, Italia 1, Hotel Juliet Tango, uno dei 21 operatori di Italia, Italia 2 Sera, multi CW doppio. Grazie Alfeo. Bravo. Al secondo posto, non credo sia presente, Michele, il Z4 Zulu Zulu Bravo, eccolo là invece, vedi? Allora. Vince anche lui alla pattuzza a fare il multi CW doppio, Flavio, il K1 Yankee Delta Bravo, con 10.000 punti quasi sul CW. Bravo. Premiamo il singolo SSB. Singolo SSB al terzo posto, invece presente sicuramente, Gianfranco, Italia 4, Alfa Victor Golf. Al secondo posto Giovanni, Z8 Golf Uniform Quebec. Ma ha scritto di dire Antonio. Come vota Antonio. Vince ed è presente Saverio, Z5 India Lima Kilo. Ha stravinto con 30.000 punti di vantaggio. Bravo. Ci mancano le multi. In mezzo, diciamo, perché non è presente, che la prestazione premiata esattamente come la Yankee-Lima DSWL è Italia 021 216 GR Roberto di Torino, a quale manderemo il premio. Allora, come sapete, da questo secondo anno abbiamo istituito la categoria multi SSB, venendo incontro alle richieste di qualcuno, insomma di più di un partecipante, e quest'anno per la prima volta abbiamo avuto una stazione marconiana che ha partecipato ufficialmente al contest e si è classificata terza, Italia Italia 4 Francia Golf Mike, al terzo posto della classifica multi SSB. Vieni. Gli operatori K4 LZH, U4 ECT, U4 AOT, U4 NDY, U4 LAU, se non ho sbagliato. Complimenti. Bravo. Al secondo posto, col nominativo della sezione Mediterraneo di Asti, IQ1 Uniform Alfa. Eccoli là.
il Z1, il ZL, il K1 XPK, il Z3 NXC, il K1 ZFO, il Italia 1 Whisky Uniform Alpha, il Z1 ZHG e 1 FQQ. Bravi, bravo. Vince la Multi SSD Italia Uniform 3 Papa Mike Alpha con 25.000 punti di differenza in 3 PMA, in 3 SSD, in 3 India Julian Bravo, il 3 DK, il K4 RDG e il Z4 FTG. Bravi! Complimenti! Bravi! L'ultima categoria che prendiamo è la multi mista. Qui abbiamo fatto numerosissimi controlli, controlliamo tutto per tutti, però qui i distacchi erano talmente risicati che li abbiamo controllati uno per uno, soprattutto sui 10 minuti dei 160, soprattutto anche sui 10 minuti dei 160. QSO per QSO, per essere sicuri e tranquilli. Al terzo posto i bergamaschi di Q2BZ, Vinicio sta facendo gli esami della patente americana, però... Ah no, eccolo lì! Vecchio! Con 208.000, no, 2.086.240 punti... Diego, vai tu che non mai sospeso. Bravi Diego! Bravi! Alla fine tra primo e secondo ci sono 6.000, scusate, no, 6.000, 4.000, ci sono comunque 60.000 punti. È chiaro che in un contest come questo le stazioni quelle sono da collegare e dopo che... Anche questa è una delle cose che stiamo pensando, su quelle quali stiamo riflettendo, non è detto che cambieranno, è il discorso dei soci mediterraneo, perché quello è un po', tra virgolette, una lotteria, no? Io faccio 20 QSO in più, 50 QSO in più, se c'ho dentro 30 soci, sono 10 punti l'uno, l'altro ne fa 30 meno di me, ma sono tutti soci, e il punteggio chiaramente moltiplicato per i moltiplicatori sale esponenzialmente, quindi... Questa è una delle altre riflessioni che stiamo facendo. Quindi, al secondo posto della classifica multioperatore, e io personalmente davvero li ringrazio perché sono sempre, sempre stati presenti e sempre lo saranno. E tra le altre cose fanno anche dei bei primi mondiali nella categoria distribuita. Italia 4, Italia 4, Foxtrot Alfa. La sessione di Ferrara. I4 ZC, Z4 Charlie Oscar Whisky, K4 RQF, N3 IDQ, U4 NIZ, Z4 HO, Z4 UEZ, U4 Alfa Oscar Yen. Bravi. Vince la categoria multioperatore misto il Patuzza Coastal Team con il nominativo Z2 Florida Oscar Sierra. Lorenzo, Stefano, K2 FI, il Z2 FDU, Italia 2 IDU, il D3X, ZXQ e il 2 EFB. Ecco qua, Gian Paolo è uno degli operatori che si è unito recentemente a,
al contest in Patuzze. Bravo. Bravi, bravi. Ringraziamo ancora tutti per la partecipazione e ovviamente vi aspettiamo per il prossimo anno. La parola a Filippo per contestare. Ah, sì, l'ultimissima cosa, le classifiche complete sono già online sul sito del Valle Bassi. Bene. Allora, ciao a tutti, iniziamo le premiazioni del contest Ari. In realtà, partiamo dal trofeo sezioni HF-VHF. Per il gruppo A vince la sezione di Trento. Fred e Cristian. Per il gruppo B, la sezione di Bologna. Bologna. Sì, Ari Bologna, sezione Ari Bologna. Oh. E per il gruppo C, la sezione di Avellino. Però quello non c'è nessuno. C'è nessuno. Allora, iniziamo le premiazioni dell'area di X. Primo classificato multioperatore singolo TX, India India 2 Sierra, quindi il gruppo del Patuzza. Primo classificato multioperatore multi-TX India Radio 1 Wolf, questo ci tengo particolarmente, è stato il nostro allenamento con Paolo del WRTC. Primo classificato singolo operatore CW High Power Gaetano Z8 Golf Charlie Bravo. Vai. Primo classificato singolo operatore CW Low Power Fiorina Italia 3 Florida Delta Azzurro. SSB High Power Tommaso Z7 Eco Charlie Lima.
Primo classificato, singolo operatore SSB, Lo Paolo, Z1, Yankee, Tango, Kilo, Simone. Primo classificato, singolo operatore, RTT Greca, High Power, Paolo, IN3, Victor, Kilo. Primo classificato, singolo operatore, RTT Greca, Low Power, Alfio, 29, Victor, Charlie Eco. Primo classificato, singolo operatore, Mix High Power, campo 1 PMR, Andrea. Primo classificato, singolo operatore, Mix Low Power, campo 8 ND, Salvatore. Primo classificato, singolo op, SWL Vincenzo Italia 0 Kilo Mistero. Primo classificato, categoria rookie, GV3 Giulietta Alfa Kilo, Stefano. Primo classificato, premio Q, vai Q6 a N. Singolo op, CW High Power, Alfè, Italia 1, HJT. Primo classificato, singolo op, CW High Power, IV3, Sierra X-Ray, India, Massimo. Thank you.
Primo classificato, singolo 8, SSB e Power, il 37, ecco Charlie. Purtroppo sul singolo operatore SSB Low Power abbiamo ricordo se la sezione abbiamo avuto il problema, quindi dovremo sentire la parte in tempo. Singolo op RTT Greca e Power Paolo, in IN3 Victor Chilo. Primo classificato, singolo mix high power, Costantino, in Z8, ecco Papa X-Ray. Primo classificato, singolo mix low power, in Z8, FD Michele. Prima classificato, singolo per il TG Greco, Low Power, N3 Florida Sierra Radio, Virginia. Primo classificato, SWL Power, K3QR, che ha dato a fare l'SWL per stravincerlo. Che orecchie. Primo classificato, categoria rookie, U0 QME Marcello. Primo classificato, premio speciale, stazione Q, IQ2 Mike India. Alessandro non c'è. Siamo testimoni. Passiamo alla Coppa Ari, primo classificato, multi-op, singolo TX, ovviamente in niente PSR e Z2 FOSS vincendo entrambi i contest. IQ3 Radio Papa. CW Power Alfeo, taglio 1 HJT. Bravo. Singolo operatore CW Power, K1 JJM Sergio. Thank you.
singolo operatore, SSB, High Power, Tommasi, Z7, Eco, Charlie Lima. Singolo operatore, SSB, Low Power, Simone, Z1, Yankee, Tango, Kilo. Singolo operatore, Paolo, N3, Vittor Kilo. Singolo operatore, RTT Greca, Low Power, Alfio, IT9, Vittor, Charlie Eco. Bravo. Singolo operatore, Mix, High Power, IK6, EUH, Gabriele. Singolo operatore, Visco, Low Power, Morene, W1, Romeo Lima Charlie. Vince la Coppa Ari, SWR, Italia 0, Kilo Whisky Extra, Vincenzo. Nevet. Vincitore, categoria overlay, 2-0, Oscar Papa Tango. Ultimo vincitore della Coppa Ari, categoria speciale, sezione Q, IQ2, Mike India. Ok, passiamo alla premiazione dei ragazzi dell'Ulota. Venite tutti qua, ragazzi. Anche Silvio, Pico. Silvio, Cristina. Silvio, tutti i ragazzi di Europa. Allora, Ari International DX, Zuff, Io Zero, Romo, Bravo Charlie. E primo classificato. Ok. Prima classificato invece, Overlay, Yacht, sezioni Io Zero, Romo, Alfa Zulu, Marco. Grazie a tutti per la partecipazione e al prossimo anno. Bravi.
Bravi, bravi. Thank you.